Oggi siamo al Festival delle Conoscenze, al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, con la dottoressa Silvia Siri, presidente del gruppo ACOS, per presentare una serie di progetti proposti dagli studenti delle scuole superiori novesi che la Fondazione ACOS ha appoggiato. Di che cosa si tratta? Il gruppo ACOS ha pensato di rendere un po' più concreto l'approccio del mondo del lavoro ai ragazzi, creando questa istituzione che è la Fondazione ACOS per la Cultura, che è un ente istituzionale senza finalità di lucro che ha il compito appunto di sviluppare dei progetti in campo ambientale, idrico, energetico, per dare la possibilità ai ragazzi di entrare più facilmente nel mondo, a contatto in modo concreto col mondo del lavoro, proprio coinvolgendoli in modo dinamico. E sono nati quattro progetti: il progetto Mori, che consiste nel fatto di digitalizzare delle immagini, delle foto del nostro territorio per renderle pubbliche; il progetto Fanghi, perché c'è stato un problema dei fanghi per riutilizzo, e i ragazzi sono stati coinvolti in questo con nuove idee; il progetto del parco energetico tecnologico al Parco Castello, che sarà una nuova idea per coinvolgere anche la cittadinanza sulle energie rinnovabili, rendere un po' più accessibile anche il Parco del Castello; e da ultimo il progetto dell'amministrazione, che vuole essere un'unione toccando vari ambiti per finanziare, diciamo, ogni progetto.